Pippo Boccardi, man of the match, 2 gol, 3 punti e questo Grosseto continua a far bene in trasferta. No, è stata una grande vittoria, dopo domenica che secondo me è stata una sconfitta immeritata, sicuramente cioè, era la cosa più bella ripartire così con una vittoria comunque fuori casa, in un derby come qui con la Lucchese e poi questa doppietta comunque diciamo che è stata la giornata perfetta, dai, per me. Oggi è una partita tatticamente perfetta, ma come prima punta lì davanti sembravi più a tuo agio. Come ti sei trovato rispetto al ruolo che ricopri di solito sulla tre quarti? Ma sicuramente da trequartista ho dei compiti in fase difensiva più che il mister vuole che rientro tanto, diciamo, vuole che aiuto tanto la squadra. Diciamo sono più un centrocampista che l'attaccante, invece in questo ruolo qua di seconda punta diciamo, mi sento più libero di esprimere le mie diciamo, qualità. Difficile ora togliere Boccardi attaccante e con la Pergolettese vi aspetta un'altra battaglia difficile, ma questo Grosseto al momento ha dimostrato di non temere nessuno, soprattutto fuori casa. No, domenica, sabato, scusami, sarà già una partita molto, molto difficile, da domani inizieremo a prepararla con il mister, guarderemo anche i video in hotel e tutto e speriamo di riuscire a portare a casa un altro risultato perché sarebbe importante fare anche punti fuori casa, è sempre difficile, diciamo è un campionato molto, molto, come si può dire, sono tante squadre molto attrezzate, diciamo che senz'altro il livello, senz'altro il ritmo, senz'altro la qualità dei giocatori, diciamo più punti riusciamo a fare, più arriveremo al nostro obiettivo il prima possibile. Come ti senti fisicamente, anche se la risposta sembra abbastanza scontata, e come vedi questo Grosseto, quanto manca ancora per vedere un Grosseto ancora più importante e perfetto? No, io fisicamente mi sento bene, se abbiamo lavorato tanto quest'estate con il mister, con il preparatore atletico e diciamo ora i risultati li sto vedendo sul campo perché anche se diciamo, all'inizio in preparazione ero molto stanco, eravamo tutti molto stanchi, ora la gamba va e sto bene diciamo, e sono contento. Poi diciamo, per il Grosseto, per vedere il Grosseto al massimo livello, diciamo, ci sono molti nuovi che sono arrivati anche da poco, quindi magari hanno saltato il ritiro, sono arrivati dopo, devono ancora capire tutte le meccaniche che vuole il mister, comunque rientrare in condizione e speriamo che il prima possibile lo fanno, prima il Grosseto si vedrà ai massimi livelli.